sulla formazione e sulla prevenzione per ridurre gli infortuni sul lavoro. È questa la politica avviata da Legacop Forlicesena, associazione che riunisce 250 imprese con oltre 12.000 dipendenti per contribuire a sradicare questa piaga. Quali sono le politiche messe in atto da Legacop per prevenire gli infortuni sui posti di lavoro? Eh, diciamo che Lega Copa è impegnata veramente da moltissimi anni, già da, da, da prima della 626, su tutto quello che è il progetto di prevenzione sulla sicurezza del lavoro. Prevenzione è un po' la nostra parola chiave, ed è una parola che si estende in tutti i settori e per tutte le mansioni occupazionali che noi abbiamo nelle nostre diverse imprese. Eh, abbiamo un incremento costante di ore di lavoro perché noi pensiamo che la prevenzione, prima di tutto, passi dalla formazione che diventa educazione e si trasforma proprio in cultura alla sicurezza. E in momenti come questi, per noi, questo è un punto chiave di sviluppo per le nostre imprese. Riteniamo che lo sviluppo passi proprio dalle buone pratiche di lavoro che si applicano, la sicurezza sicuramente è al primo posto. Nel giro di quattro anni i partecipanti ai corsi LegaCop dedicati alla sicurezza sul lavoro sono aumentati del 50%, passando da 1.500 a oltre 2.300. E i risultati cominciano a vedersi, soprattutto nei settori più a rischio. Nell'agroalimentare, ad esempio, la percentuale di infortuni rispetto al numero dei dipendenti si attesta attorno al 3%, ben al di sotto delle medie nazionali. Nicoletta Casadei, responsabile CESFIP, quali sono stati e soprattutto in che termini di impegno i corsi legati alla formazione sulla sicurezza del lavoro nel 2007 e quali sono le prospettive del 2008? Relativamente al 2007 abbiamo appena concluso dei percorsi legati ai responsabili della prevenzione e protezione della sicurezza nelle nostre cooperative. Possiamo dire che abbiamo formato circa 200 persone, di cui un dato rilevante è che circa un 30% sono donne, donne eh, occupate nel settore dei servizi e nel settore della cooperazione sociale. Per quanto riguarda il 2008 partiranno a breve interventi di formazione legate al tema della cultura della sicurezza, nelle cooperative legate al settore dell'impiantistica e dell'edilizia e nel settore della, della cooperazione sociale, dando priorità sia alle cooperative sociali di tipo, di tipo A, sia alle cooperative sociali di tipo B, quindi formando nello specifico anche i lavoratori eh, come soggetti svantaggiati. Ma dove avvengono principalmente gli incidenti sul lavoro? all'interno dell'impresa, come ovvio, ma anche nel tragitto casa-lavoro, 17%, e tra un cantiere e l'altro, 4% gli accorgimenti che ogni lavoratore può intraprendere sono molti, alcuni semplici e dettati dal buonsenso ad esempio il classico videoterminalista che lavora per più di 20 ore settimanali al proprio pc può ad esempio avere una postazione ergonomica, quindi una corretta illuminazione del pc una corretta, um, un corretto ambiente di lavoro anche pur essendo um, un impiegato comunque pur, essendo, pur lavorando in un ufficio eh, spostandoci in degli anni in ambiti di lavoro più rischiosi noi consigliamo sempre l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che comunque sono obbligatori per legge ma tanti lavoratori non utilizzano proprio perché sono scomodi e quindi ad esempio i, il, il caschetto, i guanti e le cuffie per le orecchie sono dei piccoli accorgimenti che permettono al lavoratore di lavorare in sicurezza. Nei progetti di LegaCop, oltre alla sicurezza sul lavoro, da quest'anno c'è anche la prevenzione per quanto riguarda gli stili di vita. Prevenzione è un concetto uh, grande dove dentro ci stanno tanti, eh, tanti elementi e tanti contenuti che però vanno sempre tenuti molto integrati. Allora, rispetto a questo noi abbiamo quindi un, una politica e uno sportello con delle persone dedicate a supporto delle imprese su queste tematiche e ricerchiamo continuamente eh, progetti nuovi, progetti innovativi per sviluppare questo concetto nelle imprese. L'ultimo in ordine eh, di, di, di attuazione appunto come come lei ha detto, co-prevenzione, che è un progetto per la prevenzione oncologica in impresa. Primo progetto in Italia del genere punta a, a porsi come integrazione al sistema sanitario nazionale, quindi non è un doppione, ma una differenziazione in chiave di educazione continuativa, di educazione alla salute continuativa all'interno proprio delle imprese, quindi andando ad agire con le persone, con i lavoratori di tutte le fasce all'interno delle, eh, delle, delle cooperative in questo caso. Siamo partiti con un progetto pilota che doveva vedere la presenza di 150 persone e che invece ne ha coinvolte quasi 400. Quindi è stato veramente un grande successo e su questo merito ancora una volta alla sensibilizzazione veramente importante che le cooperative, le 16 che hanno partecipato al progetto pilota, hanno dimostrato. Sottoli, marmellate, ma anche eh, sapori tipici della tradizione, come la saba e il savor, eh, sono alcuni dei prodotti delle Fattorie Malatestiane, la nuova azienda agricola nata a Cesena dall'esperienza della cooperativa ALAC, che ne è socia di maggioranza. Le Fattorie Malatestiane si proporranno sul mercato nazionale con un marchio nato allo scopo di stringere il legame fra prodotti e territorio, valorizzando così le tante tipicità agricole del Cesenate. Siamo con Gabriele Bacchi, presidente di ALAC, che è il socio di maggioranza delle di Fattorie Malatestiane, tu sei anche amministratore unico di questa società. Ci presenti un po' i prodotti che eh, introdurrete sul mercato. Sì. Allora, come Fattorie Malatestiane, noi abbiamo quattro linee di prodotti che andremo a proporre al nostro, nel mercato, quindi ai nostri clienti: sono prodotti dolci e prodotti salati, le creme. Fra i prodotti dolci abbiamo un, due, una, due distinzioni, le golosità. E le dolcezze, le dolcezze comprendono tutte le confetture extra, le golosità comprendono alcuni prodotti particolari, tipo il savor, la saba, le pesche siroppate al postito d'Albana, le pesche siroppate al postito di Sangiovese, eh, le, le, le prugne e le albicocche, tirami le fragoline caramellate, i fichi caramellati. Ecco, chi più ne ha più ne metta, una linea di prodotti che, è, che comprende 50 ben 50 prodotti, eh, prodotti rigorosamente senza additivi chimici e senza conservanti chimici, prodotti che eh, vengono trasformati come veniva fatto una volta in casa delle nostre, delle nostre nonne. Su quali mercati otterrete i vostri prodotti? Eh, I mercati saranno i più ampi, quindi da tutto il territorio eh, nazionale, quindi partiamo prima di tutto dal territorio nostro, eh, Cesenate, per allargarci a tutto il territorio eh, nazionale e stiamo approntando un progetto per eh, eh, esportare i nostri prodotti all'estero, quindi nei paesi dell'Unione Europea e anche extra Unione Europea, America, Canada, eh, eccetera, eccetera. Quindi il prodotto verrà confezionato... Verrà prodotto, verrà coltivato nelle zone cesenate ma il mercato di sbocco sarà un mercato tutto, tutto aperto. A Forlì Cesena dove li possiamo trovare ora questi prodotti? A Forlì Cesena li troveremo eh, appena eh, possibile nei negozi specializzati, nelle enoteche, nelle enogastronomie, negozi che eh, venderanno prodotti tipici romagnoli, prodotti tipici Cesenati. Poi, Uh, stiamo costruendo anche un percorso molto particolare con la, la grande distribuzione per cercare di creare all'interno di, eh, di questa grande distribuzione degli angoli dei prodotti eh, tipici locali, però è un progetto mh, a più lungo respiro. Sindaco Conti, è nato le Fattorie Malatestiano, una nuova eccellenza per un territorio già ricco di eccellenze come quello cesenate. Ma noi siamo un po' la capitale dell'ortofrutticoltura e tale vogliamo rimanere. E certo, ci sono vari modi per affrontare il mercato, il mercato globale. O la grande industrializzazione, qui abbiamo le cooperative che operano a tutto campo a livello nazionale e internazionale, che vuol dire innovazione, vuol dire ricerca. Oppure bisogna puntare sulla produzione artigianale, sul prodotto... Fatto come si faceva una volta in casa. Un marchio che nasce da un'altra esperienza molto viva e importante, quale quella cooperativa. Certo, la cooperazione è la grande forza dirompente che abbiamo in questo territorio. È così forte che l'abbiamo esportata, è così forte che ormai questo polo. Della grande cooperazione, poi riesce a fare di Cesena il punto di riferimento anche per i prodotti che vengono da altri luoghi, ma qui a Cesena arrivano, qui si produce e poi da Cesena verso il resto dell'Italia e dell'Europa partono i nostri buoni prodotti dell'ortofruticoltura. Beh, anche questo è un bel segnale di speranza nel futuro e di eh, eh, volontà di superare nell'innovazione del prodotto quella che potrebbe essere una crisi che sentiamo in un settore così delicato come quello dell'agricoltura.